Allora, non possiamo andare avanti, se non noi parliamo di una cosa fondamentale. Noi vogliamo parlare di cuore, di me, ma noi dobbiamo parlare di coscienza. Perché cosa succede? O oggi la fisica quantistica si è imbattuta in qualcosa, adesso lo vedremo, in qualcosa che è sfuggevole, non se ne vuol parlare. È l'enigma della fisica quantistica, è lo scheletro dell'armadio. Perché quando facevamo gli esperimenti ci accorgevamo che l'esperimento non era mai obiettivo, perché? Perché c'era un elemento in gioco. È perché l'esperimento non poteva prescindere dallo sperimentatore, lo sperimento funzionava ma secondo quella che era la logica e le attese dello sperimentatore, cioè la stessa cosa la faccio io, la fa un altro, l'esperimento era diverso perché, perché non c'era più l'oggettività, lei pensi che tutta una scienza basata sull'oggettività, a un certo punto ci siamo resi conto che la fisica quantistica, dice: Ma non è vero, non c'è questa oggettività. Oggi, qualsiasi ricerca tu fai, devi dire in quelle determinate condizioni di, 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 di luce, di cioè, eh, Descrivi le condizioni, è successo quello, ma no, non puoi muoverti da lì perché probabilmente in altre condizioni, con un altro ricercatore, tu ottieni un, qualcosa, un, un, un esperimento che è completamente diverso. Quindi c'è qualcosa. Che incomincia ad apparire, incomincia a gorgogliare, che viene fuori. E, 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 e questo è un qualcosa di discutibile discusso. Ma bisogna ma esiste una coscienza? Allora il dogma, lo scrivo dell'armadio della antica, è proprio il concetto di coscienza. Oh, attenzione. Guardate che nell'universo non c'è nulla, c'è solo la coscienza. Al di fuori della coscienza non esiste null'altro. Tutto il resto, come dicevano, hanno un intuito gli intuiti. Tutto il resto è Maia, tutto il resto è illusione, tutto il resto è una proiezione della nostra coscienza. Quindi è solo coscienza, l'universo è coscienza, noi siamo coscienza. Con, con Rossella abbiamo fatto dei webinar in cui parlavamo proprio dell'avventura della coscienza, questa coscienza primigenia che a un certo punto per conoscerci, per diventare consapevole, perché nella coscienza primigenia c'era tutto, c'era tutto, solo che non sapeva questa coscienza che aveva queste due possibilità, per potersi conoscere si è spezzata in due, questi due pezzi hanno fatto da specchio uno all'altro e inizia il nostro cammino di consapevolezza, tutto il nostro cammino esistenziale è un cammino di consapevolezza, in noi c'è tutto. Allora il mito ci può spiegare, il mito ci dà ragione, perché il mito ci spiega il presente, il passato e ci dice come andrà a finire. Nel mito cosa ci dice? Che esisteva Brahma, quindi questa coscienza primitiva dove c'era tutto, ma questa coscienza non conosceva se stessa non era consapevolezza di se non aveva contentezza consapevolezza di se stesso cosa succede cancerto l'unica possibilità che aveva era quella di spaccarsi in due e una parte ha fatto da specchio all'altra inizia un cammino di consapevolezza però attenzione un cammino terribile atroce perché c'è la separazione prima era un tutt'uno ma al momento in cui si spezza incomincia allora Brahma come dicono gli induisti che questo sta a indicare cioè, abbiamo, abbiamo, si spacca in due abbiamo Shiva e Vishnu il bene e il male, il bianco e il nero, e, e, che cerchi di capire il fatto che dobbiamo morire, ci lasciamo, quindi la, 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 il fatto di, di, di doversi dividere, di dover morire, e quindi questo cammino di consapevolezza è un cammino. Durissimo da fare, perché? perché? Perché ci fa star male? Perché noi abbiamo sperimentato la separazione, la separazione dagli altri, dall'altro, dall'universo. Chi ha, ha fatto per esempio della, delle meditazioni che ha raggiunto il Nirvana, ma che cosa ci racconta? Ci racconta una cosa importante. Cosa hai sentito? Cos'è questo nirvana? È l'unione con il tutto, io mi sono sentito che faccio parte del tutto, non c'è distanza fra me e, e Sirio. Anch'io sono Sirio, io sono in tutte le cose, in tutte le... c'è un'interconnessione. Allora qui arriviamo a. Quello che dice del giudice, non esiste, non esiste nell'universo un qualcosa che è separato dal tutto, tutti siamo uniti.